Il comune di Udine si è visto per ora negare i fondi richiesti per la riqualificazione di Borgo Stazione dalla regione, con l'unica voce in entrata dalla più ricca manovra di assestamento della storia che riguarda il progetto Carnera 4.0. L'opposizione insorge perché attività portata avanti dall'onorevole Rizzetto, Fratelli d'Italia, ma la maggioranza ricorda la scelta di privilegiare il project financing, finanziamenti misti, tra pubblico e privato. Ed è stata seguita, oltre che dall'onorevole Rizzetto, anche dal presidente Massimiliano Federico, giusto per dire. Quindi Quindi è una posta una messa parte. per volontà di un deputato di Fratelli d'Italia. Questo No, va, ma lo dobbiamo ma dire no, o no? Ma perché i allora, cittadini lo devono il sapere queste cose? È concetto inutile è. che stiamo a prenderci Allora, ma può in giro. essere anche da qualsiasi deputato che può essersi interessato a aver seguito la cosa. Per l'amor Benissimo. di Dio, c'è un privato che fa alla regione Che ha fatto l'accordo una con il proposta privato. di investimento che può essere interessante, valevole per il territorio, no? E la regione decide, no, di Ma il partecipare, comune di si Udine chiama aveva fatto un'altra richiesta di riqualificare il di suo partecipare. Borgo Allora. Stazione. Sulla questione è poi intervenuto chi è stato coinvolto in materia, l'ex sindaco di Udine Furio Onsel, primo cittadino ai tempi della grande opera che ha portato al sorgere del nuovo Stadio Friuli. E c'era questa richiesta da parte del Comune di Udine di questo progetto per la riqualificazione un po' di tutta l'area cosiddetta della Borgo Stazione o del quartiere delle Magnolie, che uno voglia chiamarlo. Però no, questa non ha ricevuto attenzione. Invece Udine ha ricevuto dei soldi, ma per cosa? Per rifare il Palasport Carnera. Ma veramente non ce n'era assolutamente bisogno, e anzi, diciamo, se pensiamo agli straordinari risultati che furono ottenuti in quella zona, anche quando appunto la famiglia Pozzo volle rifare lo stadio, non ricevette nulla, no, da parte della regione. Quindi veramente penso che sia stato un errore di pianificazione molto grave, ma sono fiducioso che si possa correggere, perché effettivamente la regione ha molte risorse, e quindi nel prossimo mini assestamento bisogna che tutti si impegnino a richiedere soldi per fare qui a Udine un po' quello che è stato fatto anche in tante altre città.